Amici miei, buongiornissimo. Ieri faceva un caldo incredibile da stare in mezze maniche. Oggi c'è un venticello che fa quasi freddo. Qua non si capisce veramente più niente. Però una cosa si capisce molto molto bene. Oggi è 21 febbraio, vuol dire che il 21 marzo sarà primavera. 21 marzo sarà primavera, riparte tutta la stagione vegetativa. E quindi una cosa sta ripartendo anche adesso, cioè le infestanti. Le maledette infestanti. Eccola qua, questa qua è un'infestante che piano piano sta facendo strada, sta iniziando a crescere. Come puoi vedere direttamente da te, qui sotto c'è la coltivazione di cipolle, invece qui alla mia destra parte tutta la coltivazione di piselli. Sono le coltivazioni, diciamo, che ho trapiantato in autunno e mi porterò avanti per tutta la primavera. Ma sono anche quelle coltivazioni che, se non teniamo sotto controllo, automaticamente si riempiono di infestanti, perché trovano un terreno perfetto per attecchire in autunno, quindi le piante attecchiscono. Ma abbiamo anche tutti i semi dell'estate scorsa, e questi semi sono molto intelligenti. I primi caldi della primavera, tac, li fa partire, e quindi iniziano a germinare tutti i primi germogli, le prime piantine, e inizia, diciamo, a riempirsi tutto il nostro campo di erba fino a diventare un bellissimo prato fiorito. Però non può essere così, perché prato fiorito vuol dire che le nostre coltivazioni non le facciamo, perché vanno in competizione e le erbe vincono. 90% dei casi, mi dispiace, ma se parte l'erba e diventa un prato, la coltivazione la potete buttare, perché va ad assorbire tutte le sostanze nutritive, va in competizione fogliare, competizione radicale, il nostro ortaggio soffre veramente molto. Quindi bisogna intervenire subito. Intervenendo andiamo a fare anche altri due lavori, cioè smuovere il terreno e portare concimazione, ma magari questo qua te lo spiego in un prossimo video. Possiamo smuovere il terreno per rimuovere questi piccoli germogli di infestanti, infatti ti consiglio di farlo proprio in questo momento, in più modi: tramite una sarchiatrice, che sarà, diciamo, il metodo che andrò a utilizzare io, visto che l'estensione è abbastanza grande, oppure tramite zappe, sarchiatori manuali. Possiamo usare uno strigliatore, ma se il terreno è così compatto non fa un lavoro perfetto. Possiamo utilizzare veramente un sacco di attrezzature. Quello che vi consiglio io è: investite nell'attrezzatura giusta che vi permette di fare il lavoro non in una settimana, ma in un giorno, oppure in poche ore. Questa cosa qua ti fa risparmiare un sacco di tempo a fare questa lavorazione qua, e quindi più tempo guadagnato per fare tutto il resto, che adesso di lavori ne arrivano veramente, ma veramente tanti. Con l'attrezzo che andremo a vedere dopo, il terreno che viene smosso sull'interfila viene lanciato sulla fila, e quindi va ad occultare tutti questi piccoli germogli, che sono veramente piccoli e insignificanti. Cioè, vedi, sono veramente, ma veramente piccoli. Se mette a fuoco la videocamera, io accetto. Vedi, sono veramente piccoli, piccoli, deboli. Quindi ci basta un niente per distruggerli e bloccare tutta la loro crescita. Invece, da quest'altra parte abbiamo tutta la nostra coltivazione di piselli. Ieri ho sarchiato solamente una fila, in modo da farti vedere come viene fuori, vedere un attimo come si asciuga il terreno. C'è un unico problema, però, che si va ad espandere, oltre che in altezza, anche in larghezza, soprattutto se è una varietà nana come questa, e quindi rimane molto molto bassa. Non possiamo più andare a sarchiare proprio a fianco alla pianta, quindi dobbiamo cogliere il momento ideale per andare a fare questa lavorazione. Quindi il momento ideale per fare questa operazione è proprio adesso. La pianta è ancora piccolina, è ancora, diciamo, un po' bloccata. Le erbe infestanti sono quasi uscite tutte, diciamo, le prime erbe infestanti sono uscite, e quindi bisogna entrare a lavorare il terreno subito. Stessa cosa che facciamo con le cipolle: lanciamo il terreno vicino, in modo che le andiamo anche leggermente a rincalzare, quindi se c'è qualche semino fuori che è uscito con l'inverno, con il ghiaccio, ci buttiamo un po' di terreno sopra e siamo a posto. Dopo, se si copre qualche foglia, qualche piantina, nessun problema, perché la pianta è abbastanza forte da prendere e uscire e ripartire la propria crescita. Possiamo sfruttare tutta questa lavorazione qua per smuovere il terreno, come ti dicevo prima, ma per fare anche la concimazione. Concimazione, prossimo video. Vado a prendere la macchina, l'accendiamo, vediamo un attimo che lavorazione fa. Una macchina che ti ho già fatto vedere, che penso sia meglio di un motocoltivatore, veramente, perché rimuove gli infestanti vicino alle colture, e questa qua è la cosa più bella del mondo. Vediamo un attimo come settarla, come fa tutte le cose, e soprattutto il risultato del lavoro, che forse è la cosa più importante. Questa è la famosa sarchiatrice, la macchina che andremo a utilizzare oggi per fare tutta la lavorazione. Io la chiamo la cavalletta, non so, mi ricorda un po' la forma, non so, per il colore o come è fatta, è strana, o perché ha le ali che tipo qua si apre tutto,
Non lo so. Io la chiamo la cavalletta. Allora, volevo un attimo togliere qua un pezzettino di terra che si era attaccato ieri, visto che il terreno è ancora bagnato, cioè è in quello stadio di tempra e non tempra, non si capisce molto bene. La prima cosa che faccio è metterla così a gambe all'aria, perché abbasso un attimo la ruota di profondità, stringo la ruota di profondità, così, ok, posso andare a fare una lavorazione più o meno profonda. E le zappe sono nella direzione corretta, perché su questa macchina qua, in base a come facciamo girare le zappe, cioè le possiamo far girare in senso orario o antiorario tramite qua l'inversore, andiamo a fare lavorazioni diverse. In questo caso qua io andrò a far girare, se non sbaglio, le zappe in senso orario, quindi in questo senso qua, non dovrei sbagliare teoricamente, alla velocità bassa, perché volendoci alla velocità bassa, veloce, tartaruga e lepre, e lavoro in terza marcia, quindi bello spedito, in modo da metterci poco e fare una lavorazione abbastanza grossolana, non fine fine ma grossolana, così il terreno si compatta più difficilmente. E basta, niente di più, niente di meno. Macchina veramente pazzesca. Prossima cosa che voglio fare però è trovare il rincalzatore dietro, perché dopo per fare le rincalzature diventa pazzesca. I giapponesi le macchine sanno fare bene. Infatti metà delle mie macchine che possiedo, seminatrici, trapiantatrici, sarchiatrici, sono tutte giapponesi, perché sono macchine pazzesche, veramente pazzesche. Bravi giapponesi, voglio anche il trattore giapponese però. Tiriamo su leggermente il gas, giriamo la manopola dell'on off, l'aria. Ok, perfetto. Dopodiché fa anche un sound abbastanza particolare, perché gli hanno modificato la marmitta direttamente dove la producono, in modo che i fumi di scarico vengono lanciati lateralmente e non verso la macchina. Beh, guarda che accortezza che ci hanno fatto un pezzettino di metallo, quindi il suono ribatte e cambia leggermente. Come puoi vedere, lavorazione molto spedita. Sto lavorando 5-6 cm di profondità, non tanti di più, e come vedi il terreno, oltre a lavorarlo, lo spara anche leggermente sui lati, quindi un po' cade di qua. Infatti se io lo tolgo, qui non è lavorato, ma un po' lo va a lanciare anche dove ci sono le piante. Le rincalza un po', gli porta un po' di terreno, le copre meglio, crescono meglio. Più terreno abbiamo sul colletto della pianta, attento però, questo non è per tutte le colture, più le radici sono in profondità. Ripeto, ho perso la piantina che volevo farti vedere, non è per tutte le colture, perché potresti provocare veramente danni. In questo caso qua, cipolle, piselli, va bene, ma non troppo. Cipolle ok, ma stai attento, se no ti viene fuori una cipolla lunga così e non grossa così. Per i piselli poco poco è il giusto, basta. Niente di più, niente di meno. Guarda gli infestanti come le toglie, guarda. Guarda che cosa pazzesca. Fantastico. Sarebbe da attaccarli tipo un serbatoio che butta un po' di concime direttamente. Fai due lavorazioni in una. Sul gas, giù la leva e via. La cosa veramente comoda è, guarda come lo giri e puoi ripartire subito nella fila, cioè nel giro di 80 cm, tac, e giri la macchina, perché pesa 40 kg, con quelle ruotine la piccoline te la metti dove vuoi. Adesso ho fatto il lato di là, faccio il lato di qua, dopo di là, di su, di giù e avanti così, e il lavoro viene fuori veramente fatto in una maniera egregia. E mi immagino che in questo momento starete dicendo: ma perché non lo fai con un motocoltivatore? Perché con questa macchina qua arrivi a 25 cm di interfila minimo. E ti starei chiedendo: ma non potevi farlo con un motocoltivatore? E no, perché il motocoltivatore ha la fresa da 80. Questo qua arriva a 25 cm minimo. Quindi puoi capire che puoi fare veramente coltivazioni molto molto strette. In questo caso qua bisogna fare due passate, perché siamo in circa su 50-60 cm.
ma viene fuori perfetto. In questo caso qua è largo, ma sulle cipolle eravamo a 30 cm giusti, 25 ci passo giusto a pennello, perfetto. Quindi lavorazione bella che finita, mi tolgo i tappi perché i DPI, dispositivi di protezione individuale, sono sempre fondamentali. Io ti saluto, ci vediamo ad un nuovissimo video, ad una nuova avventura. Mi raccomando, seguimi anche su Instagram, che escono tutti i reel, post, eccetera, eccetera. Molto interessanti anche là. E ciao a tutti.